Buon salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere il Fiat Montagna 555, che era di mio zio e adesso di mia cugina, il quale ringrazio ogni volta che mi permette di usare. Questo trattore l'ho preso da quando ho cominciato a farci manutenzione, aveva 2914 ore, adesso ne ha 2982. Ma l'olio l'ho cambiato solo da qualche anno e infatti l'ho usato solo per 3 ore e il colore è ancora giallo. Ho usato dell'olio minerale Solea monogrado 40 che mi ha consigliato Marco della Comaia, che sta a San Vittore, il quale è sempre stato molto disponibile e mi ha sempre aiutato in varie faccende. Allora, oggi avevo in mente di fare una soffiatina, un ingrassaggio e poi volevo anche lavarlo, però visto che fa molto freddo e non ho trovato la pistola per farlo, lo puliremo solamente con l'aria compressa e credo che già sia sufficiente, poi penseremo a tutto il resto. Allora, questa è la batteria, l'ho messa a ricaricare, adesso la mettiamo su, adesso basta solo che l'appoggio in modo da farlo partire. Le batterie sono scariche quando appoggi il voltimetro sopra e segna 12,1. Diciamo che questa sta a 12,7, a 12,5 diciamo che sta benestante, a 13,1 vuol dire che è proprio carica al massimo, ma comunque questa va bene lo stesso anche perché deve lavorare, quindi si ricaricherà quando sta in moto. Adesso qui faccio girare un po' la fresa per far oliare le catene e far lubrificare i paraoli. Thank you.
precedentemente a questo trattore ci avevo cambiato la valvola termostatica, messo il liquido, poi successivamente ho proceduto con la pulizia del filtro dell'aria, la coppa sotto dove è l'olio, ma ho anche smontato tutto l'intero apparato, ripulito per bene, e ci ho rimesso una batteria nuova, e quella che ci stava aveva i due punti, cioè immaginate la lunghezza, erano due punti alla fine, mentre questa qui ha due punti, l'ho dovuta mettere alla rovescia perché il positivo sta verso destra, e quindi quando chiudo la mascherina, se non ci sta la gomma sopra, che non c'è, ma ci ho messo una busta per non fargli fare contatto, rischia che sfiamma, e diciamo che non è una cosa tanto bella. E infatti, come si vede, questa pistola per fare questo lavoro non è buona, è meglio quella corta. Questo video l'ho velocizzato proprio per non farvi perdere molto tempo, ma più o meno per farvi rendere solo l'idea di quello che ho fatto. Peccato che ho dimenticato la GoPro, e quindi faccio le riprese con questa telecamera da esterno. Andiamo di là. La fresa, anche se non ci servirà. Uno,
A posto. Allora, occhio che ingrassando il carro ho notato degli ingrassatori che erano nascosti. Uno sono riuscito a ingrassarlo, l'altro mentre non funziona e devo quindi sostituirlo. Per smontare il filtro dell'aria ci vuole un giravite, basta allentare quella vite. No. Qua c'è piano la vita. E poi, visto che comunque è rimasto compresso, la gomma rimane attaccata, basta andare col giravite, tac, e se ne scende giù, come in questo caso. Poi spasso i contrario tu. Come fatto domanda che facciamo guardare al bordo? Visto che la qualità di questo olio è perfetto, c'è giusto un po' di polvere, che comunque la casa raccomanda ogni 10 ore di controllarlo e sostituirlo quell'olio, questo ne avrà sì e no un 4 ore di lavoro, 4-5 ore, e infatti si vede proprio che l'olio è giallo ed è proprio perfetto. Lo svuoto e ci metto subito quello della motosega, così la prossima volta non ho problemi a vuotarlo dove voglio. Essendo olio della motosega, essendo un olio vegetale, quindi è fatto appositamente per non danneggiare l'ambiente circostante. Guarda qua. Nella coppa del filtro dell'aria, visto che questo è un olio, quello che ho usato precedentemente era olio motore, sempre il Solea monogrado 40. Per smaltirlo devo smaltirlo presso appositi centri, perché questo inquina e alla natura ci tengo particolarmente. Come dicevano gli indiani d'America, la terra non è nostra, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli, quindi i nostri figli troveranno quello che noi gli lasceremo, e per questo sarebbe bene lasciarla più pulita possibile. Si stringono i morsetti, poi si rimette questa piastra con questo gancio, che in modo da non farla muovere durante il moto, e poi si chiude il coperchio e si fa il processo inverso. Si rimettono le due puntelline negli appositi incastri e poi si avvita il dado davanti. Anche lubrificato le catene, non è scritto su nessun manuale, ma ho voluto farlo volontariamente. Per farlo ho usato dell'olio di motosega, che è vegetale e quindi non inquina. Era rimesso in efficienza per i futuri servizi. Grazie per aver guardato questo video e vi rimando ai prossimi video. Un buon proseguimento a tutti. Ecco anche Bellino, trattorista anche lui, come potete vedere, anzi come avete visto già nel video, che era il prima fresatura, veniva a bordo anche lui e poi se ne andava in giro come fa adesso. Vero Billy? Billy, vuoi venire in braccio? Vieni in braccio, su, vieni qua. Eccolo qua, eccolo qua. Come gli piace andare a spasso, è vero, ti piace andare sui trattori, sul motozappa, sulla moto, sulla macchina. Tutto ti piace a te. Ecco qua. Vabbè. Cosa vuoi dire alla telecamera? Guarda là. Chi c'è?